E a questo punto do il via alla parte tecnica. Funziona? Mi sentite? Bene. E invito a parlare l'ingegner Tommaselli, project manager del gruppo FIP Industriale, responsabile dei rapporti con gli studi tecnici di progettazione Italia. Non funziona. Io nel mio computer vedo tutto, però non si vede nello schermo. Prima si vedeva. Ah, il proiettore. Francesco, provi a accendere il proiettore. Ingegneri informatici, fate qualcosa, perché io da buon ingegnere civile non saprei come aiutarvi. Bene, la tecnica non ci assiste. Ecco, adesso si è acceso, vediamo. Dunque, l'ingegner Tommaselli ci propone un intervento sulla protezione sismica degli edifici. Sì, intanto che si riscalda un po' la macchinetta. Intanto vi ringrazio dell'invito, e soprattutto anch'io mi accodo a chi mi ha preceduto, ringraziando i giovani ingegneri che si sono dati da fare molto per organizzare tutto questo, e ringrazio l'ingegnere Bellezza, un amico col quale in passato ho fatto alcune presentazioni sempre qui a Pistoia. E quest'oggi il tempo è molto ridotto, la tematica è molto importante. Quasi quasi prenderei il microfono gelato. Pronto? Sì. Allora, se, finché regge la carica, preferisco, così posso muovermi. Forse spegnendo le luci vedete anche meglio. Proviamo così a vedere se... Ecco. Benissimo. Spegnendo le luci forse riuscite a vedere meglio. Ecco, dicevo, in una mezz'oretta o qualche minuto in più forse è difficile parlare della protezione sismica nella sua interezza. Il mio intervento è dettato soprattutto dall'intenzione di far capire anche se ci sono dei tecnici molto avanti nella progettazione sismica, valuteranno queste cose banali, ma è soprattutto per far capire a chi non sa che cos'è la protezione sismica, capire che cos'è. Poi quando si trova di fronte a un problema ci sono i riferimenti, c'è il mio nome, c'è la mia ditta che è leader italiana, è una delle 3-4 più grandi ditte mondiali nel campo dell'antisismica, che può esservi di supporto. Vediamo. Ecco, innanzitutto sapete che la normativa consente consente la progettazione antisismica tradizionale, chiamata gerarchia delle resistenze o capacity design in inglese. La progettazione tradizionale, che non prevede l'impiego di isolatori, ha come obiettivo quello di evitare il collasso della struttura, salva le vite umane, però al termine del terremoto la struttura sarà danneggiata, cioè è previsto, è consentito proprio dalla normativa che in seguito a un terremoto la struttura si danneggi. Quindi l'ingegneria sismica tradizionale consente di progettare una costruzione antisismica, ma ciò non vuol dire che non si danneggia durante il terremoto. Dopo il sisma la struttura sarà lesionata se non inagibile. Questo è importante, no? Anche per chi non mastica queste cose. Meglio pensarci prima. Lo Stato si fa sempre meno carico dei costi di riparazione degli edifici e delle strutture lesionate. La protezione sismica è la soluzione per mettersi al riparo dai danni del terremoto. Quindi una differenza tra antisismica e protezione sismica.
Come si ottiene? Attraverso due diversi meccanismi. Il primo è più efficace, se si può utilizzare, meglio usarlo, ed è l'isolamento sismico. Il secondo meccanismo è la dissipazione sismica. L'isolamento sismico è la soluzione più adatta per le costruzioni nuove, intelaiate, e dove possibile, è però più costoso, anche su quelle esistenti. Prendo spunto da un disegnetto di un bambino dopo il terremoto, quello di Assisi del 97, disaccoppiare il movimento della struttura, il concetto dell'isolamento è disaccoppiare il movimento della struttura da quello del terreno, per ridurre o annullare gli effetti distruttivi del terremoto. Direi anche che andiamo molto vicini all'annullare, se non in molti casi annullare. Quindi, se vi ricordate chi c'era ieri sera nell'intervento dell'ingegner Cardinale, mi pare che diceva che noi possiamo attenuare il pericolo, non possiamo annullarlo. In alcuni casi, fortunatamente, può succedere che quell'evento, cioè quel problema, cioè il terremoto, si può addirittura annullare come effetti con l'isolamento sismico. Non so chi di voi ha già visto gli spettri. Molto velocemente, spero che riusciate a leggere perché c'è molta luce, più di così non riesco a illuminare lo schermo. Gli spettri che in queste due sketch sono disegnati solo per dare l'idea di come funziona, sono delle rappresentazioni grafiche che fanno capire al progettista come il terremoto può intervenire sulla nostra struttura. La normativa consente di disegnare gli spettri sismici in base alla zona in cui mi trovo, al terreno su cui mi trovo, e quindi è molto facile per un progettista disegnare gli spettri. Vi volevo spiegare il concetto di isolamento sismico, anche se chi non è ingegnere fa presto a capirlo in questo modo. Se voi guardate il grafico di sinistra, è un grafico che riporta in ascissa il periodo e in ordinata l'accelerazione. Il periodo si misura in secondi ed è un tempo di oscillazione della mia struttura, che sia un ponte o un edificio, un'oscillazione completa, cioè quando arriva un terremoto c'è uno scuotimento del terreno, l'edificio ondeggia da una direzione, poi nel verso opposto e poi torna nella sua posizione centrale. Questo si chiama periodo, un ciclo completo si chiama periodo. E in base a come è fatta la mia costruzione, io posso facilmente individuare sull'asse delle ascisse il periodo della mia struttura. In ordinata invece ci sono le accelerazioni, dove vedete accelerazione, immaginate forza, ecco, non è la stessa cosa, ma per darvi l'idea, cioè più alto è il valore, più io sento il terremoto. Lo scopo dell'isolamento, come vedete, lo spettro di quasi tutti i terremoti, non proprio tutti, ma nella grandissima parte dei terremoti, ha una curva di questo tipo, cioè una curva che sale e poi scende. Purtroppo quasi tutte le nostre costruzioni hanno un periodo di vibrazione che viaggia attorno tra gli 0,2 e 0,8 secondi, cioè meno di un secondo, e quindi intercetta questa curva gialla, che è lo spettro, nella parte alta, che si chiama plateau, perché in effetti nella realtà è è un segmento orizzontale. E questo è grave, nel senso che io, nella mia costruzione, patisco molto il terremoto. Il sistema di isolamento che cosa fa? Modifica il periodo della struttura, lo cambia, lo aumenta e lo porta in avanti, in una zona dove intercetto lo spettro in una zona bassa, nella zona discendente dello spettro. In questo modo, in poche parole, riduco notevolmente l'effetto del terremoto sulla struttura. Questo avviene a scapito di uno spostamento maggiore dell'edificio. Ecco, questo è il concetto molto, molto veloce. Che cosa si isola? Si isolano le case, 3, 4, 5, 6 piani. Non si isolano i grattacieli di, non so, 20 piani, non ha quasi senso isolarli, ma poi dipende da quanto sono grandi in pianta, perché un grattacielo di per sé ha un periodo più alto o più basso di una casa. Più alto, perché è anche intuibile, ci mette più tempo a ondeggiare che non un edificio con meno piani che è più rigido. Ecco, questa immagine spiega
cosa succede senza isolamento a sinistra e con isolamento a destra. Senza isolamento sapete che in un edificio quando c'è un terremoto più sono in alto, più sono nei piani elevati, più lo patisco, più lo sento, e potrei ferirmi o morire non perché crolla l'edificio ma perché mi crollano dei mobili, delle vetrine addosso. Invece se io proteggo sismicamente attraverso isolatori alla base l'edificio, il mio edificio si muove come una scatola rigida, ondeggia un pochino come nelle giostre, no? Ondeggia e poi torna nella sua posizione originale. Ecco, quindi proteggo totalmente, non avrò una crepa nella mia casa e potrò sempre fruirne. Posizionamento degli isolatori, dove vengono messi? Vengono messi il più basso possibile, perché io proteggo tutto quello che c'è sopra al piano dell'isolamento. E di queste configurazioni che vedete nello sketch, l'ideale è questa evidenziata in rosso. Perché? Perché per normativa gli isolatori devono essere ispezionabili e eventualmente sostituibili. Non so, c'è un incendio, c'è un qualcosa che li danneggia per un motivo o per l'altro. Ricordo che comunque dopo un terremoto non vanno sostituiti e possono sopportare infiniti terremoti, però diciamo se succede qualcosa, viene danneggiato, atti vandalici, non so, per qualsiasi motivo bisogna sostituirlo e bisogna poterci arrivare. Quindi nel primo caso è molto difficile, anche se io costruisco delle botole, però passare e fare le operazioni di sostituzione. Ecco. Già qui iniziate a vedere qualche immagine di questi isolatori. Cosa sono gli isolatori? Sono dispositivi molto flessibili orizzontalmente. Se si deve deformare qualcosa, non sono le fondazioni che si deformano, non è la struttura, ma sono proprio questi dispositivi, perché sono molto flessibili. Ok? Io ho pilastri rigidi, fondazioni rigidi, edificio rigido, dispositivi molto flessibili, cioè la flessibilità è il contrario della rigidezza. Si comportano come delle molle smorzate, sottoposti a una forza orizzontale, tendono a tornare nella posizione originale, quindi ricentrano l'edificio. Fisicamente sono di due tipi. Il loro comportamento, cioè la loro curva caratteristica, adesso non entro nello specifico, ma diciamo il loro comportamento è analogo, però fisicamente sono completamente diversi. Ci sono gli isolatori elastomerici, che sono costituiti da dei lamierini di acciaio vulcanizzati all'interno di un nucleo in piombo, un cilindro generalmente, a volte un parallelepipedo, ma quasi sempre un cilindro di gomma che poi è avvitato meccanicamente a delle piastre metalliche e successivamente attraverso delle zanche metalliche viene ancorato alla sovra e alla sottostruttura. Un secondo tipo di dispositivi sono i dispositivi a pendolo attritivo, che noi chiamiamo FIP come noi, Friction Isolation Pendulum, costituiti da tre elementi di acciaio, come riuscite a vedere nel rendering, un elemento superiore e un elemento inferiore uguali sostanzialmente, una lente centrale sempre metallica. L'accoppiamento è attraverso un materiale in polietilene e un inox lucidato a specchio che dà un debole attrito, quindi dà un piccolo smorzamento, ma soprattutto queste superfici sono curve, quindi come sapete immaginatevi una pallina dentro una tazzina, se voi la mollate torna nella sua posizione originale. Questo è il concetto del ricentraggio che danno questo tipo di dispositivi. Poi chiaramente vi invito a documentarvi meglio casomai sul nostro sito con i cataloghi. Questo sono dei vecchi filmati dell'Enea di Bologna, ancora di più di 10 anni fa, ma che fanno vedere su una tavola vibrante. Ecco, si vede, non si vede nel mio schermo, ma l'importante è che lo vediate voi. Si vede un edificio a sinistra non isolato e un edificio isolato. Chiaramente tutto in scala, non è neanche controventato, però diciamo che questo mini isolatorino di gomma, vedete che piccolo rapporto ai bulloni, perché il peso è molto ridotto rispetto a quello di un edificio, però ecco, capite cosa succede durante un terremoto, no? Vedete, l'edificio sostanzialmente rimane abbastanza indeformato, qui non ci sono pareti, quindi si muove lo stesso un pochino, ma quello che si muove è l'isolatore che c'è sotto. L'importanza degli isolatori. In caso di terremoto,
agli isolatori affido la totale responsabilità di salvataggio della struttura. È il cuore della costruzione. È il cuore della costruzione. Per questo vengono calcolati con un coefficiente di sicurezza maggiore di quello della struttura. Cioè il progettista calcola la struttura come? Allora, in Italia, sto dicendo, con lo stato limite di salvaguardia della vita, mentre calcola i dispositivi con lo stato limite di collasso, che è uno stato limite ancora più gravoso rispetto a quello della struttura, proprio perché loro non, cioè crolli il mondo tra virgolette, ma loro non devono crollare. Ecco, un'affidabilità superiore è richiesta al sistema di isolamento formato dall'insieme dei dispositivi di isolamento per il ruolo critico che esso svolge. Sempre per questo motivo i dispositivi devono essere marcati CE. La marcatura CE non è un timbro che si mette sopra un qualcosa, un dispositivo, ma è un procedimento che parte dal calcolo, quindi c'è una normativa di riferimento, io devo calcolarlo secondo una certa normativa che dà le formule, eccetera. Viene costruito con dei materiali che a loro volta devono essere marcati CE, deve essere assemblato secondo certe procedure e deve essere testato. Quindi la marcatura CE è un procedimento che poi va anche mantenuto nel tempo, particolare, la trovate sulle prese di corrente, la trovate in ascensore, cioè marcatura CE vuol dire sicurezza. Okay. In caso di terremoto hanno la responsabilità totale, quindi come ho detto prima devono essere sottoposti a molteplici e severi test previsti dalla normativa. Adesso questo è uno dei test che vengono fatti per esempio su un isolatore in gomma. Andiamo avanti. Da quanto esistono gli isolatori? Sembra che li abbiamo inventati ieri, l'altro ieri. Non è vero, non è vero. C'è una grande impreparazione purtroppo, soprattutto per chi progetta in ambito edilizio, perché chi progetta sui ponti li usa già da tanti anni, ma nell'edilizia, soprattutto in Italia, proprio abbastanza recentemente. La tecnica dell'isolamento nasce oltre 40 anni fa, per non parlare di quando anche già i romani o i greci ci avevano pensato, con dei metodi rudimentali, o anche all'inizio del XX secolo qualcuno aveva cercato di fare qualcosa, ma diciamo che lo sviluppo, diciamo, reale avviene alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, con una scuola in Macedonia, isolatori in gomma che poi sono stati anche già sostituiti perché erano proprio fatti agli albori della tecnica, ma un impulso c'è stato recentemente. Il primo ponte isolato in Europa con dispositivi nostri, e direi giustamente, insomma, cerchiamo, ce ne vantiamo, è in Italia negli anni dal 74 al 76. È stato grazie a questo isolamento che poi c'è stato un grande impulso, perché metà di questo ponte era in costruzione, aveva già gli isolatori montati quando c'è stato il terremoto del Friuli del 76, e si è capito che questa parte di viadotto non ha subito nessun danno, mentre gli altri viadotti della Udine Carnia sì, e quindi grandissimo impulso allo studio degli isolatori. Purtroppo spesso si agisce solo dopo un forte terremoto che sveglia le coscienze. Tutto il mondo è paese, non solo in Italia. Vedete, prima del terremoto di Kobe in Giappone, dopo il terremoto di Kobe in Giappone, che sviluppo che ha avuto l'antisismica. Beh, da noi è la stessa cosa, terremoto di San Giuliano per fare l'OPCM 3274, terremoto dell'Aquila per farlo applicare, e terremoto dell'Emilia per farlo un po' diffondere anche maggiormente anche in una parte di edifici che sono i capannoni. Vantaggi dell'isolamento: sicuramente la sicurezza. Un edificio isolato alla base non subisce danni né alla struttura né nel suo contenuto. Certezza di comportamento in fase sismica. Se io costruisco un edificio con la gerarchia delle resistenze, progettando che quando c'è un sisma, cioè, sapete che la gerarchia delle resistenze vuol dire che il progettista calcola che quando c'è un terremoto si creano le cosiddette cerniere plastiche, cioè gli incastri diventano
in seguito a delle fessurazioni delle cerniere, cioè dove c'è una rotazione reciproca tra trave e pilastro. Ma il progettista non deve progettare dove, solo dove, ma anche la sequenza temporale, cioè prima deve venire la cerniera in quella trave, poi in quella trave e solo alla fine nei pilastri. Quindi un calcolo anche molto complicato, e finché non c'è il terremoto io non sono sicuro che, diciamo di aver calcolato bene, sì, ma che poi in pratica sia realizzato col passo delle staffe giusto, che gli operai abbiano messo esattamente come previsto da disegni tutto. Quindi invece in caso di sistema di isolamento con protezione, gli isolatori sono stati testati, la responsabilità è del costruttore che li ha costruiti, io sono sicuro che comunque quando arriva un terremoto non succede niente. Tranquillità, durante il terremoto diminuisce la percezione umana delle scosse sismiche, cioè si riduce il cosiddetto effetto panico. Quando c'è il terremoto tutti scappano per le scale, quando c'è un sistema di protezione sismica si ondeggia, ma molto, molto lentamente, poi è stato dimostrato che viene ridotto l'effetto panico. Semplicità nei calcoli, questo mi pare ovvio, tutto quello che è sopra il sistema di isolatori viene calcolato come se non fosse in zona sismica. Quindi anche come obblighi di legge è tutto molto più semplice da calcolare. Facile e rapida è la messa in opera nel caso di nuove costruzioni. Nel caso di vecchie costruzioni è un po' più complicato, chiaramente, direi discretamente più complicato, ma nelle nuove costruzioni è proprio molto semplice. Minima manutenibilità, grande durabilità. La vita utile è tanto quanto quella della struttura. C'è qualcuno che è convinto che si devono cambiare ogni 5 anni, ogni 10 anni. No, gli isolatori durano tanto quanto la struttura, non c'è niente da cambiare. Economico? E questo uno pensa, chissà quanto costerà l'isolamento sismico. No, il costo dell'isolamento di un edificio spesso è totalmente compensato dal risparmio sul materiale da costruzione. Sorpresa. È vero che io spendo di più per gli isolatori, per i test e anche per lì, localmente nella zona, negli impianti che devono assecondare questo movimento, però risparmio tantissimo sulle armature sopra, sui casseri, sul calcestruzzo e sulla velocità di costruzione. Quindi alla fine sono stati fatti dei paralleli dal GLIS, ma anche più terra a terra da delle immobiliari che sono partite, ci sono delle immobiliari che costruiscono solo con nostri isolatori, perché hanno visto, oltre al fatto che vendono anche in questi periodi di crisi molto più velocemente, ma hanno visto, hanno fatto fare il parallelo dei calcoli da dei progettisti, che tutto sommato siamo lì, ecco. Siamo in pari, poi dipende dalla zona sismica, dipende anche dall'altezza dell'edificio, insomma ci sono varie componenti. Chiaro che vado a isolare una casetta di 2 piani in una zona sismica 3, ex 3, non vale forse neanche la pena, però diciamo dalle costruzioni da 3 piani in su, questo può essere il discorso. Ok. Per tutto quello che abbiamo detto, l'isolamento sismico è particolarmente adatto per edifici la cui funzionalità deve essere garantita immediatamente dopo il terremoto. Mi riferisco soprattutto agli ospedali. Cioè, è assurdo, dico da parte mia, ma anche se fossi lavorassi in un altro campo, che un ospedale nuovo non sia costruito con un sistema di protezione sismica. Cioè che io possa accettare per un motivo o per l'altro che un ospedale non crolli, ok, eccetera, ma che sia inutilizzabile dopo un terremoto. Cioè, è una follia pura. Centri di protezione civile, caserme, eccetera. Oppure edifici il cui contenuto ha più valore della struttura stessa. Musei, centri di elaborazione dati, laboratori, eccetera. Strutture particolarmente critiche, come impianti chimici, sarebbe bello anche edifici storici, però la difficoltà a volte è insuperabile nel poter isolare edifici storici, anche se è stato fatto, abbiamo isolato una villa del 1600 molto grande all'Aquila. Vi faccio vedere qualche immagine e poi qualche filmato. Cerco anche di andare più veloce possibile. Ospedale Gervasutta di Udine, primo ospedale isolato in Italia. Non è tanto grande, un ospedale relativamente piccolino, vedete, con gli isolatori in gomma. Invece è molto più grande l'ospedale del mare di Napoli, 327 isolatori, è l'edificio con più isolatori in Europa.
Vi faccio notare le dimensioni in pianta, 144 metri per 144. Quando io uso isolatori spariscono i giunti termici che si fanno ogni 30 metri, circa, adesso voi mi insegnate, spariscono perché non hanno più nessunissimo senso, anzi sarebbero controproducenti. Allora, quando io ho una lastra anche molto grande, la getto completamente, quindi elimino tutti i giunti. Vorrà dire che se termicamente ci sarà quella deformazione nel punto, nel vertice più lontano dal baricentro di 1-2 centimetri, quello che è, tanto l'isolatore ne fa 20 o 25 di centimetri in caso sismico, vorrà dire che si terrà conto che ce ne sono 25 più 2, quindi l'isolatore consentirà questo spostamento maggiore. E poi delle costruzioni anche che hanno vinto dei premi dal punto di vista architettonico. Prima c'era la consigliere che è architetto, ma è molto bene che anche gli architetti sappiano che esistono gli isolatori, perché come potete aver visto anche da qualche immagine precedente o successiva, i pilastri su cui poggiano hanno delle dimensioni che generalmente sono abbastanza grandine, non sono più pilastrini 30x30 ma sono un po' più grandi. Allora se un architetto, non so, fa un progetto e poi l'ingegnere va a dirgli guarda che io metterei l'isolamento perché conviene eccetera eccetera, e è costretto a ingrandire le dimensioni dei pilastri, e poi può succedere che questo allargamento non consenta, non so, il passaggio di automobili, di garage, quello che è. Quindi sarebbe bene che tutti partissero già con l'idea buona dell'isolamento. Ecco, questo è il centro operativo emergenza e formazione di Foligno, dove ci sono questi isolatori. Voi non li vedete, ma sono per esempio protetti e molto curato anche dal punto di vista architettonico, perché c'è questo carter rimovibile che però consente la deformazione dell'isolatore e contemporaneamente preclude la visione in modo che non possa essere danneggiato. Vi ho voluto mettere tra le varie immagini anche qualcosa vicino a voi, casa SPA Sesto Fiorentino Firenze, se andate relativamente vicino ci sono 26 alloggi di edilizia residenziale pubblica in cui sono stati messi degli isolatori a pendolo, mi pare che sia stato aperto, inaugurato alla fine dell'anno scorso, quindi abbastanza recentemente. Vedete, sono due piani, non è un edificio altissimo. Tante scuole sono isolate, a dire il vero le scuole forse si proteggono di più con la dissipazione, come vedremo dopo, ma comunque ci sono anche c'è l'isolamento anche di edifici scolastici e anche nel privato, non solo pubblico ma privato. Diventa tra l'altro una pubblicità per il costruttore. Adesso qui non l'abbiamo fatta noi questa locandina, ce l'ha mandata questo costruttore, si è un po' arrangiato, scrivendo ammortizzato, vabbè, insomma, comunque, primo edificio in provincia di Macerata. Ecco, chi gliela toglie questa pubblicità? Nessuno. Rimarranno sempre i primi che in quella provincia hanno protetto un edificio con gli isolatori. Questo è un altro edificio privato, un residence a Castel di Sangro, con 38 isolatori sempre a pendolo. Anche qui loro, il primo edificio, giustamente, perché è giusto che qualcuno usi di tutto per farsi pubblicità, e benvenga. Questa è un immobiliare in cui sono anche andato a fare un seminario, diciamo per tutta la città, a Frosinone, un paio d'anni fa, che costruisce solo edifici con isolatori. Sull'esistente cosa si può fare? Perché il nuovo ok, tutto bello, tutto facile. Sull'esistente è un po' più complicato, anche un po' più costoso. Adeguamento sismico di un edificio esistente in CA mediante isolamento alla base. I primi interventi risalgono a una decina di anni fa. Per esempio a Solarino, in provincia di Siracusa, c'erano due edifici costruiti e lasciati così, in queste condizioni di sinistra. Li buttiamo giù o interveniamo per isolare? È intervenuta anche l'Università di Catania, ha detto noi facciamo anche, tagliamo e inseriamo gli isolatori. Vedete, una costruzione assolutamente inadatta per una zona sismica con un piano soffice, il piano alla base soffice, è proprio un disastro al di là di come era messa. E qui dopo, nel 2006, quando è stato finito tutto, sono stati diciamo, nell'interrato c'era questo cavedio con dei pilastrini tozzi preoccupantissimi per la fase sismica, però ottimi per poi poter inserire gli isolatori,
e qui è stato fatto anche una prova di rilascio, cioè è stato spinto l'edificio e poi attraverso un meccanismo a rottura è stato rilasciato. Vi faccio vedere meglio con la prossima immagine, questo prossimo filmino, che è una telecamera, speriamo che parta, con una telecamera montata, fissata alla sovrastruttura. Vedrete che si muove, parte o non parte? Sì, e si muove la parte inferiore, ma vedete l'edificio spostato di 13-14 cm, poi vedete come è tornato presto nella sua posizione originale. Recentemente c'è una tecnica più veloce per fare questi lavori. Qui c'è un rendering che vi fa vedere, che vi illustra come si agisce su un edificio intelaiato in cemento armato, dove successivamente vengono realizzate queste operazioni. Queste vanno fatte su ogni pilastro e vedete la parte inferiore si ringrossa, mentre nel pilastro esistente vengono inserite dei tirafondi che, come vedremo, servono per poi poter alloggiare delle mensole metalliche. Viene gettato il ringrosso e lasciato lo spazio per gli ancoraggi meccanici, che, come ho detto prima, si chiamano zanche, che sono dei cilindri di acciaio pieno filettati in un lato per accogliere delle viti. Vedete delle mensole d'acciaio vengono poste su due lati opposti, si esegue un pretaglio dell'elemento che poi dovrà essere asportato, si inseriscono i martinetti e i trasduttori proprio per misurare di quanto si solleva, di quel pochissimo che si solleva l'edificio, viene inserita un collare, o chiamiamola contropiastra metallica, che poi rimarrà in opera, si inserisce l'appoggio casomai senza fargli fare tutti questi giri, ecco, chiaramente, e viene colato del materiale cementizio a bloccare la contropiastra superiore. Poi si tolgono chiaramente i martinetti, si tolgono le mensole, si toglie tutto, e tutto quello che vedete di giallo nei dispositivi che oggi vi presento sono le cosiddette staffe di trasporto, che vanno rimosse al termine quando l'isolatore rimane, diciamo, va in funzione, ecco. E quindi vedete cosa succede quando c'è un terremoto, no? L'edificio si può muovere indipendentemente, poi chiaramente non è che rimane perfettamente fermo e si muove il terreno, però ecco, poi anche l'edificio si muove, ma è molto dolcemente. E questo ha un volume, c'è un volume, però non c'è il cavetto collegato con l'audio. In poche parole sta spiegando quello che vi ho accennato prima, però lo vedete fatto fisicamente su un edificio esistente. Questo è uno dei primi lavori fatti nel 2010, quindi 3-4 anni fa, in un edificio che si trova nel contesto dell'ospedale di Avellino, che appunto era rimasto al grezzo, abbandonato così, e si è pensato di intervenire con un sistema di isolamento. Ecco, potrebbe essere che questo filmato lo trovate su YouTube, come altri filmati, digitando FIP industriale. Ci sono anche dei servizi del TG3. Mi viene in mente adesso che però dopo ho un bel servizio da TG3. Questo mi dispiace che non si senta. Casomai poi avvicino il microfono, vedere se si riesce a fare qualcosa. Ecco, insomma, questo in sintesi. Sforerò di un quarto d'ora. Ecco, il taglio viene fatto con un disco oppure con un filo diamantato. Adesso più recentemente usiamo un filo diamantato che è migliore tutto sommato come tempistiche, anche come effetto. Ecco, come vedete ci sono vari tipi di isolatori che si inseriscono, o in gomma o anche gli sliders. Vincolando una pasta cementizia o epossidica, nell'interspazio rimanente tra le superfici
luci superiore ed inferiore del dispositivo e quella delle porzioni del pilastro. A maturazione avvenuta si smontano le attrezzature idrauliche e le mensole in carpenteria. Eventuali successivi interventi di manutenzione e o sostituzione degli isolatori saranno possibili adoperando le carpenterie metalliche già utilizzate durante la prima posa. Ecco, questo è un altro filmato che chiude un po' la parte dell'isolamento. Poi c'è una manciata di secondi alle 7.31 di oggi, martedì 12 marzo 2013. Buongiorno dagli studi Rai di Pescara. Siamo entrati in un cantiere aquilano per una lezione agli studenti dell'ultimo anno di ingegneria, Roberta Mancinelli. Ecco, voi adesso vedete l'inserimento dell'isolatore all'interno del pilastro. Isolatori alla base delle colonne e rinforzo delle fondazioni. In questo modo, in caso di terremoto, edifici di qualunque età possono oscillare anche decine di centimetri, senza danni. Sotto l'occhio vigile degli studenti dell'ultimo anno di ingegneria, coinvolti in una lezione dal vivo del professor Antonello Salvatori, si lavora su un condominio degli anni 60, alto 6 piani. L'isolamento sismico si può applicare a qualsiasi edificio, in cemento armato o in muratura. Si può applicare anche agli edifici monumentali, alle chiese per esempio, in cui c'è necessità di proteggere gli affreschi, le volte eccetera, senza andare a fare interventi invasivi. Si spende una volta e si spende poco perché il sistema non costa moltissimo, ma la protezione sismica che si garantisce è assoluta. È affascinante questa tecnica. Sì, è molto affascinante, è anche interessante per noi studenti, in quanto la maggior parte della nostra didattica comunque si basa su cose teoriche. Non vedi ora di entrare in un cantiere? Sì, sicuramente, spero anche presto. Che giudizio dai del modo di costruire in Italia? Gli anni 70, 60 sono stati negativi per, diciamo, l'edilizia italiana, però in questi ultimi tempi, purtroppo dopo gli eventi sismici, si inizia a capire che questi interventi sono necessari e sono, diciamo, molto utili per cercare di sopravvivere, diciamo, in questo mare di edilizia quasi del tutto abusiva. C'è un pattino con un disco che, di Teflon, che scorre sopra questo pattino di acciaio inox e che permette il movimento praticamente senza grido. Questi isolatori hanno superato tutti quanti i test di legge previsti sul 20% di ogni tipologia di isolatore, quindi sono stati provati tutte quante le tipologie in laboratorio all'Università di Padova e hanno superato tutti quanti i test di carico, di deformazione, arrivano addirittura a una deformazione del 500%, quindi si possono deformare tantissimo senza perdere la capacità di portare il carico verticale, e anche un test fondamentale che è il test di invecchiamento, che ci garantisce la durata del tempo dell'isolatore, che deve essere uguale alla durata del palazzo. E la svolta di questo sistema è che permette contemporaneamente di lavorare all'interno delle abitazioni. Certo, infatti in questo momento in questo edificio si sta lavorando anche nei piani superiori in maniera da accelerare i tempi di consegna e ridurre i tempi in cui le persone sono sfollate fuori casa e quindi anche i carichi, gli oneri a carico dello Stato, cioè l'assistenza, il progetto casa e così via. Spero che siate riusciti a sentire, aguzzando un po' così l'orecchio. Volevo farvi vedere anche un altro filmatino della Protezione Civile. Il test precedente rappresenta di fatto quella che è l'oscillazione massima che si avrebbe durante un sisma all'incirca pari a quello che si è manifestato all'Aquila il 6 aprile. 5, 4, 3, 2, 1, inizio test. Come sapete, gli edifici sono stati testati, è qualcosa che è stato fatto dalla Protezione Civile, di spostare l'edificio attraverso degli attuatori. Anche qua si sente fin troppo alto. Vedete gli edifici come si spostano. E potrete apprezzare anche come gli impianti, come questo diciamo, devono assecondare questo spostamento di una ventina di centimetri, 20-25. Ecco un altro dettaglio architettonico, nulla si deve opporre possibilmente a questo movimento dell'edificio. Questa è una telecamera
da sopra l'edificio. Ecco, FIP Industriale ha prodotto solo per il progetto case 2600 isolatori che sono stati anche testati negli Stati Uniti in parte, quindi con dei test aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa, proprio perché la fornitura era di una certa importanza e volevamo essere anche sicuri del perfetto funzionamento di questo tipo di dispositivi costruiti in pochissimo tempo. Il secondo punto che vi dicevo, e qui passerò poco tempo, quindi quasi concluso, è la dissipazione sismica. Noi abbiamo visto l'isolamento e avete capito in che cosa consiste, no? Io inserisco dei dispositivi molto flessibili, sono loro che si deformano durante il terremoto, non è l'edificio, non sono le fondazioni. E in questo modo filtro l'energia che mi arriva attraverso il terremoto. Ne parte 100, ne arriva molto poca. La seconda modalità di intervenire e dare una protezione sismica è la dissipazione. La dissipazione è la soluzione più adatta per i capannoni industriali e per quelle strutture sulle quali non è possibile realizzare l'isolamento. Perché? Perché io ho un capannone industriale, se io lo taglio alla base crolla perché è fondamentalmente labile. Qui perdo poco tempo, la dissipazione non sposta il periodo ma streccia, riduce gli spettri, sia quello delle accelerazioni di sinistra che quello degli spostamenti. Come si interviene? Si interviene in edilizia con i controventi dissipativi. Se ho un telaio in CA, controventi dissipativi isteretici assiali ad instabilità impedita, cioè sono questi elementi color azzurro che vengono messi in serie a dei tubi e degli angolari in diagonale o K e allungandosi e accorciandosi dissipano l'energia. In poche parole cosa fanno? Il terremoto, l'energia entra nell'edificio, ma questi dispositivi richiamano come dei fusibili su se stessi buona parte dell'energia, dicono non andare a deformarmi la struttura, vieni da me, deforma me. Io mi allungo, mi accorcio, mi scaldo, raggiungo il campo plastico, butto fuori energia. Quella che rimane nell'edificio è molto minore di quella che diciamo che è entrata. Le corse sono molto ridotte, pochi millimetri, 10, 15, 20 millimetri. Questa è la curva caratteristica. Perché? Perché se facessero di più si fessurerebbero i pilastri. Ecco, questo è un filmatino in cui fa vedere, molto simile a quelli che sono presentati nel palazzo di fronte, di cosa successe in un edificio senza dissipatori o con dissipatori. Ecco, non avevamo la possibilità di inserire i dissipatori, ma vedete come intervengono. Sembra quasi rigido, invece no, lui ha potuto modificarsi un pochino, cioè naturalmente sarebbe come questo di sinistra, però grazie ai dissipatori che allungandosi e accorciandosi buttano fuori l'energia, vedete come poi alla fine è stato protetto. Prima applicazione in Europa ad Ancona, un'università polo didattico di Montedago, dove la costruzione era già iniziata quando è uscita la normativa italiana, ma si è pensato di adeguarsi lo stesso alla nuova normativa inserendo, come vedete, dei controventi dissipativi. È chiaro che il loro utilizzo è abbastanza invasivo, cioè è difficile in un edificio residenziale intervenire con un tipo di dispositivi in questo modo, no? Mi immagino la riunione condominiale per decidere davanti alla finestra di chi passano questi. Invece in un edificio pubblico, soprattutto le scuole, come vedete, licei, anche qui a Catania, è molto, molto più facile. Ecco, molto più facile. Questo a Catania, questo vicino a Torino, vedete delle soluzioni, in questo caso i dispositivi sono questi qui, vedete, sono lunghi circa un metro, adesso non entro nei dettagli su come sono fatti in altre occasioni. Vedete un altro tipo di applicazione vicino a Verona, ecco, insomma ci sono un pochino in tutta Italia. Ecco, con questo concluso, 10 minuti li ho rubati, chiedo scusa. Ecco, questo era solo per darvi un'infarinatura, per sapere che esiste, che non sono cose della Luna,
Bellissima l'iniziativa proprio di mettere uno stand proprio in piazza per spiegare alle persone, comuni anche, di che cosa si tratta, perché chissà che qualcuno ci pensi, perché poi forse parte proprio dalla base la richiesta di dire: ma io ho visto che lì si potrebbe fare, perché non lo facciamo? Ah sì, beh, allora sì, facciamolo, ecco. Tutto qui, vi ringrazio ancora, vi invito a contattare FIP Industriale se avete delle richieste o delle cose qualsiasi, ecco, io e i miei colleghi siamo a disposizione un po' di tutti e buona giornata, buona continuazione. Grazie ingegnere. Vi invito a visitare anche nell'atrio del Palazzo del Tribunale la nostra tavola vibrante, che è stata realizzata dai giovani ingegneri della nostra provincia, dove troverete esposto anche il modellino di un edificio sismicamente isolato, che simula l'edificio sismicamente isolato, e quindi potrete vederle dal vivo qua fuori, chiaramente scala ridotta, ovvio, però interessante da vedere.